stamattina i Navigator hanno iniziato il loro percorso, un buon inizio, inizieranno la formazione, quindi anche il territorio campano. Nel territorio campano ci saranno più di 400 giovani ragazzi con preparazioni specifiche nel campo, che potranno occuparsi appunto di politiche attive del lavoro e di mercato del lavoro, di reddito di cittadinanza e insomma di tutto quello di cui noi parliamo a livello nazionale. Io voglio ricordare che nel decreto che noi abbiamo approvato ad aprile non si parlava solo di Navigator, ma anche di assunzioni di personale a tempo indeterminato in tutte le regioni d'Italia per un totale di 11.600 operatori fino al 2021, quindi entro il 2021. Quindi anche la Regione Campania sarà dotata di nuovi operatori e credo che abbia già bandito un concorso, quindi un importante investimento tutto sulle politiche attive del lavoro. In prima battuta abbiamo incontrato i Navigator che proprio oggi iniziano la propria esperienza con 5 mesi di ritardo rispetto alle altre regioni d'Italia. Continua con impegno il governo a finanziare, a stanziare risorse importanti per la Regione Campania. Ricordiamolo che per il potenziamento dei centri per l'impiego sono stati stanziati milioni e milioni di euro per far ripartire finalmente la struttura pubblica che deve essere, diciamo, fondamentale per rilanciare il lavoro anche in Campania.